Ancora oggi tra gli spiritualisti regna una gran confusione tra i termini di anima e spirito. C'è chi li ritiene sinonimi, chi invece pensa allo spirito come energia che alberga in qualunque essere vivente e senziente, sia esso pianta, animale o uomo, e all'anima come coscienza che alberga solo nell'uomo. Grazie a Letizia Dotti, le cui straordinarie capacità medianiche ci consentono di colloquiare con il mondo dello spirito, chiediamo alle nostre guide spirituali di chiarire una volta per tutte la differenza tra questi due concetti, fondamentali per la conoscenza della nostra spiritualità. Lo spirito, ci dicono, è una struttura energetica emanata direttamente da Dio, la quale, a differenza della materia, è individualizzata. Possiede in potenza le fondamentali caratteristiche della divinità e, come tutto ciò che viene da Dio, è eterna ed infinita. Lo spirito ha una struttura che, a differenza della materia, è intelligente, ha la coscienza ed è in grado di autoconsapevolizzarsi e di scoprire, grazie ai suoi progressi evolutivi, la vera natura di se stesso, che è divina, senza però mai riuscire a completarla dal momento che anche il cammino della conoscenza è infinito. Lo spirito, fin dalla sua origine cosciente, è incanalato, in virtù delle leggi universali che lo regolano, in un processo evolutivo che si dipana all'infinito e per l'eternità, grazie al quale riuscirà ad impadronirsi di uno alla volta degli infiniti aspetti di Dio, i quali, essendo infiniti, solo all'infinito finirà per spersonalizzarsi e identificarsi con la divinità. Il suo compito nell'incarnarsi più volte sulla Terra è quello, sempre ai fini della propria evoluzione, di comprendere nello spazio-tempo la materialità e il significato della dualità con la quale la materia presenta se stessa. L'anima, composta di elementi psichici terrestri, è lo strumento indispensabile per lo spirito per consentirgli di prendere contatto con il piano fisico, per parteciparvi allo scopo di attuare il proprio programma conoscitivo. L'anima è come un secondo corpo, o meglio come una seconda pelle, di cui l'organismo fisico si riveste e che si potrebbe anche chiamare complesso animico. L'anima ha una struttura bioelettrica, non possiede una propria autonomia, essendo intimamente legata allo spirito, il quale però ne perderà gradatamente le componenti non più utili durante l'iter delle varie incarnazioni, fino ad abbandonarla completamente al termine del totale processo reincarnativo. In altre parole, quando lo spirito avrà portato a termine la conoscenza completa della materialità. L'anima, tuttavia, non avrà concluso la sua opera, ma diverrà parte integrante della vita di un animale. L'anima ha anche un altro compito. È un archivio, più precisamente una pellicola, una lastra, sulla quale sono incisi gli eventi più importanti delle vite trascorse sul pianeta che nel momento del trapasso verranno sottoposti alla visione dello spirito, allo scopo di un'autovalutazione del proprio compito evolutivo portato a termine. In definitiva, fino a quel momento, spirito e anima, nel periodo incarnativo, vivono in una sorta di simbiosi in amalgama. C'è un ultimo aspetto da considerare. Noi oggi adottiamo indifferentemente entrambi i termini per ragioni di semplicità, senza dover diversificare un'anima che è un coadiuvante dello spirito e uno spirito compenetrato dall'anima. Sta di fatto, in ogni caso, che nessun medium potrebbe contattare uno spirito privo di anima, uno spirito, in altre parole, che avendo terminato il proprio iter evolutivo nella materialità, non possieda più il supporto dell'anima. Attenzione quindi a coloro che vi dicono di poter contattare lo spirito di Gesù Cristo o del Buddha o di qualunque altro maestro asceso giunto al termine del proprio ciclo evolutivo nella dualità materiale. È una fandonia, o quantomeno la trappola di uno spirito inevoluto nella quale il medium inesperto è caduto.